Siamo ancora qui a Cremona a parlare con il dottor Arrigo Milanesi. Il dottor Arrigo Milanesi è il direttore della Farm Consulting e il dottor Arrigo Milanesi è uno storico collaboratore di Ruminansia per quella che sono gli aspetti economici delle attività agricole ed in particolare zootecniche. Ruminansia nella sua attività di raccolta e divulgazione di informazioni alle filiere del latte e della carne, a fronte diciamo di una situazione di crisi non legata esclusivamente a un insufficiente prezzo alla stalla, ma soprattutto a una riduzione dei consumi dei prodotti lattiero-caseari, sta cercando di capire quali possano essere le soluzioni, proponendo ad esempio il progetto della stalla etica e del latte etico. Accanto però al grosso circuito industriale del settore lattiero-caseario esiste una realtà spesso difficilmente quantificabile, che è la realtà degli allevamenti con il caseificio, anche detti caseifici aziendali o anche detti caseifici agricoli. Sono degli allevatori che aprono questa attività di trasformazione del latte, che può essere formaggio, yogurt, gelati, cioè prodotti del latte, li vende direttamente in un punto vendita ubicato in allevamento, oppure a complemento o in alternativa generalmente su punti vendita locali, su ristoranti, quindi in un circuito ristretto. La realtà dei caseifici aziendali è in forte crescita, rappresenta diciamo una specializzazione dell'allevamento. Però questa realtà dei caseifici aziendali, quindi allevamenti con caseificio, spesso diciamo lascia non dà sufficienti informazioni quando si vanno a valutare le performance economiche. A volte si ha l'impressione che il caseificio aziendale entra in soccorso di una mancata redditività dell'allevamento. Alcuni allevatori invece hanno l'impressione che gli allevamenti, con la redditività che spremono, tendono ad andare in soccorso di quello che è il caseificio aziendale. Ma lei, dottor Milanesi, che idea si è fatta su questo? Giusto nei giorni scorsi parlavo con un paio di titolari di azienda che hanno al proprio interno un caseificio aziendale. Entrambi portavano un'esperienza legata al fatto che non fosse ben chiaro qual è l'impatto economico della presenza in azienda del caseificio aziendale. Il motivo di questo è legato al fatto che non c'è una chiara definizione dei costi e dei ricavi che sono di pertinenza del caseificio aziendale. Ed è una situazione che mi è già capitato di verificare anche diciamo in altre aziende di cui ho un pochino più di informazioni. Il punto è sempre quello legato ad avere un conto economico per rami d'azienda. Provo a fare un esempio. Nel caso che un'azienda agricola ceda il latte che produce alla propria latteria, al proprio caseificio, chi gli ritira il latte, e lo ceda ad un prezzo finito di qualità più IVA, ipotizziamo a 42-43 centesimi. Se in questa stessa azienda è presente un caseificio aziendale che lavora il latte che la stalla produce, è di fondamentale importanza attribuire correttamente i costi e i ricavi per valutare se il caseificio aziendale è in grado e in che misura eventualmente di produrre un valore aggiunto. Se per esempio noi trasferiamo il latte al caseificio aziendale ad un valore di costo, ipotizziamo che possa essere 35-36 centesimi, è pacifico che trasferendo il latte, facendo delle valutazioni economiche, non al valore di mercato che quel prodotto ha, ma al suo valore di costo di produzione, è chiaro che le considerazioni economiche che se ne possono trarre possono essere totalmente fuorvianti, possono condurre l'azienda totalmente fuori strada. Diverso è
usare lo stesso principio dei rami d'azienda trasferendo il prodotto al settore successivo a valle, in questo caso il caseificio rispetto alla stalla, al valore di mercato, e cioè il caseificio deve essere in grado di dimostrare di poter creare valore aggiunto partendo da un valore della materia prima che è quella che il caseificio avrebbe come se acquistasse questa materia prima sul mercato, per cui ai 42, 43 e diciamo 45, 40 secondi di qual è il prezzo di mercato del valore in quel dato momento. Per cui la stalla sostanzialmente sta nella condizione di dire è indifferente cedere il proprio latte all'esterno, alla propria latteria o al proprio caseificio, perché il prezzo è sempre uguale. Il caseificio deve essere in grado di dimostrare di poter creare un valore aggiunto partendo da un'acquisizione virtuale di prodotto come se lo acquistasse da un qualsiasi esterno. In questo caso si riescono a definire bene quali sono i margini di ogni singolo segmento dell'azienda. Immaginiamo un'azienda che abbia campagna, stalla e caseificio. La campagna trasferisce i foraggi al valore di mercato alla stalla. La stalla trasferisce il latte al caseificio al valore di mercato. In questo modo il titolare dell'azienda, senza discussioni, sa ancora una volta dove è opportuno investire. È bene investire in campagna perché si marginalizza di più, è bene investire in stalla perché si marginalizza di più, è bene investire nel caseificio perché si marginalizza di più. Nel caso il risultato dicesse che è bene investire sul caseificio, l'azienda si trova di fronte ad uno scenario che è totalmente diverso e anche potenzialmente estremamente interessante. Potrebbe anche decidere, avendo a disposizione una certa somma oppure la possibilità di sviluppare un certo lavoro, può decidere, anziché dedicare queste risorse che sono economiche ma anche di lavoro, anziché dedicare alla stalla, dedicarle al caseificio. Per esempio potrebbe sviluppare una maggiore attività commerciale, frequentare di più i mercati, migliorare la tecnologia di produzione e anziché dedicarsi a produrre una maggior quantità di latte, potrebbe, avendone bisogno, acquisirlo sul mercato allo stesso prezzo di mercato, perché il conto economico che ha sviluppato è un conto economico che rende il titolare d'azienda tranquillo rispetto a questa scelta, perché la definizione del margine è una definizione la più corretta possibile.